Ciao a tutti, oggi parliamo di... Acqua, elemento fondamentale per la nostra vita, ma scopriamone di più leggendo questo libro. C'era una volta una goccia, la storia dell'acqua di James Carter e Nomoko. Sai perché la luna è asciutta e la terra è d'acqua zuppa? Perché la terra ha torrenti, fiumi, mari, neve e ghiaccio, nuvole e vapori? La storia inizia con una goccia lieve o con un semplice fiocco di neve, oppure quando un'onda gigante ha toccato la riva bollente? Beh, non lo sappiamo esattamente. Quella cosa che bagna la tua mano apparve in un tempo molto lontano. E forse furono blocchi di ghiaccio su meteoriti, nello spazio, in viaggio che apparvero in cielo come biglie in un gioco e caddero a terra con fiamme di fuoco. Poi il ghiaccio si sciolse e si condensò e la prima nuvola così si formò. Fu quindi più fresco, sia sopra sia sotto, e dalle nubi piovve a dirotto, e si formarono oceani giganti, poi lentamente i continenti, enormi isole appena nate, con i fiumi, i laghi e le cascate. Il pianeta Terra ha sempre girato, attorno al Sole ha sempre danzato, gira e rigira, tramonto e aurora. Così fa l'acqua che gira ancora. Nuvola, pioggia, fiume, mare. L'acqua non fa che partire e tornare. Il sole scalda il mare, alza nuvole di vapore, che in bianco, grigio, nero vanno a passeggio per tutto il cielo, finché sulla terra un po' raffreddate versano pioggia in pozze argentate. Laghi, torrenti e fiumi lucenti che vanno a riempire di nuovo il mare. L'acqua si sa, non fa che cadere, sgocciolare, schizzare, zampillare, allagare e cambia sempre forma e misura, dalle piene alle nuvole quando il cielo si oscura, fino alle lacrime calde e salate dei nostri occhi per pianti o risate. Sia ghiaccio o neve, o sia vapore, l'acqua corre a tutte le ore. Nella doccia, in bagno e nei lavelli, l'acqua ci pulisce, ci fa sani e belli. L'acqua è una cosa davvero preziosa. Vuoi cucinare? Lei può bollire o congelare. Noi ci nuotiamo, ci battezziamo, noi navighiamo e ci tuffiamo. Quando fa caldo, l'acqua cerchiamo. Ci salva sempre, ci reidratiamo. Per piante, animali ed esseri umani, senza acqua non c'è un domani. Perciò, se la luna è secca davvero, è perché non ha un suo cielo. E poi, a dir la verità, la luna ha pochissima gravità. Nel cosmo c'è acqua, ma un po' a casaccio. Gli anelli di Saturno sono di polvere e ghiaccio. Su Marte c'è acqua? Mari ghiacciati? Sai che puoi fare se non ci credi? Costruisciti un razzo, vai e vedi. E se anche strano può sembrarti, anche noi siamo fatti d'acqua, per tre quarti, perché noi tutti siamo in fondo un girotondo di acqua di mondo. Hai ancora sete di sapere? Cinque cose da scoprire. Accidenti, quant'acqua c'è nel mondo? 1234 milioni di miliardi di litri. La maggior parte dell'acqua si trova nel mare. Ci sembra che l'acqua sia sempre diversa, ma non è vero. È sempre la stessa acqua che continua senza sosta il suo giro. Il mare si scalda, si formano le nuvole, cade la pioggia. Si formano i fiumi che sfociano nel mare. Quanta forza ha l'acqua! Riesce a rendere lisci i sassi. Se
a spaccare le rocce, erode le coste, le colline e perfino le montagne. Uno sguardo alla Terra dallo spazio? Beh, potresti davvero vedere quanto il nostro rotondo pianeta sia fatto in gran parte di acqua, grandi oceani blu, vaporose nuvole bianche e due calotte di ghiaccio ai poli. Adesso, se vuoi vedere dell'acqua vivente, corri davanti allo specchio. Sì, sei tu! Sei al 70% H2O, che tu ci creda oppure no. Fine. Ora realizziamo questo lavoretto. Per ricordare quanto è preziosa l'acqua. Iniziamo. Ci serviranno delle matite colorate, colla a caldo e stick, un pennarello azzurro, un indelebile e una matita, gel per capelli azzurro e un cucchiaino. Un tappetino con il punteruolo in alternativa delle forbici, due cartoncini azzurri e una bustina per alimenti trasparente. Iniziamo disegnando su un cartoncino una goccia. Non deve essere più grande della bustina, quindi facciamo una prova. Adesso ritagliamo o punteggiamo. Eliminiamo ciò che ci avanza. E con il pennarello scriviamo 22 marzo. Giornata mondiale dell'acqua. Ora prendiamo il gel e mettiamo 3-4 cucchiaini nella bustina. Ok, facciamo uscire l'aria. E sigilliamo. Adesso mettiamo la colla a caldo sul bordo della goccia. E andiamo a fissare la bustina. Mettiamo anche un po' in alto. Così ci assicuriamo che il gel fuori non esca. Bene. Ora mettiamo da parte questo foglio e dedichiamoci al secondo. Io su due fogli bianchi ho ritagliato due goccioline. Su di una ho ricopiato una poesia molto carina di Rita Sabatini sul ciclo dell'acqua. Poi vi metto nelle info il link dove c'è anche una piccola animazione al riguardo. Sulla seconda goccia, pensando all'acqua, ho disegnato un bel momento trascorso con la famiglia al mare. Voi naturalmente potete disegnare ciò che volete, una gita al lago, una giornata in piscina, oppure anche una giornata di pioggia. Insomma, qualsiasi cosa vi faccia pensare all'acqua. Fissiamo le gocce sul cartoncino.
e lo abbelliamo disegnandoci delle altre. Ora uniamo i due cartoncini con la colla. Rendo più simpatica Goccia disegnando occhi e bocca. Il lavoretto è terminato. Vi assicuro che toccare Gocciolina è veramente divertente. Bene, spero che l'attività vi sia piaciuta. E ricordate, l'acqua è un bene prezioso, non sprecatela. Ciao, al prossimo video!